Ciao amici di Star Casino Sport, qui con voi Shalev Unzai e Mister Ciao Franco. ragazzi. Siamo qui nel secondo episodio della carriera allenatore con l'Inter. Caro papà, eravamo rimasti qui 15 luglio 2020, vogliamo fare un riepilogo di chi abbiamo Eh preso. sì. Allora, il più grande di tutti abbiamo preso, cioè Messi. abbiamo preso Lionel Però Messi, lo sai, mi eccolo qui. dispiace che abbiamo perso Abbiamo perso Lukaku. Lukaku Però che è io andato al Barcellona, volevo fare la però coppia abbiamo fatto la argentina. coppia Messi-Lautaro, come hai detto tu, Argentina, quindi davvero tanta roba. Poi abbiamo preso anche un terzino destro, Wan-Bissaka. Procediamo, andiamo avanti, vediamo se riusciamo a vendere qualcuno per comprare anche qualcuno magari sulla fascia sinistra, Sì. sia a livello difensivo che offensivo. Quindi siamo al 15 luglio, andiamo, simuliamo veloce questa qui col Dortmund. Una partita Dai, amichevole. sì, amichevole, torneo, abbiamo perso 3-0. Cazzo. Molto molto bene, perfetto. Avanziamo, vediamo un attimo, perché il mercato ora si... Eccolo, eccolo, eccolo qui. Allora, ci arrivano due offerte. Per Gagliardini è interessato il Napoli e poi è interessata l'Arsenal. Siamo usciti intanto dal torneo, quindi accettiamo l'offerta più che altro dell'Arsenal, che ci offre 100.000 euro in più. Trattiamo con il club, Anche no, con il se Napoli. Vabbè, trattiamo con il Napoli. Quindi mi dicono. Quindi facciamo rinegozio offerta per il cartellino 20 milioni. Cioè, secondo me ci sta 20 milioni per starebbe Gagliardini. bene a Napoli, non è che Gagliardini. Ah, Gagliardini. Troppo, se abbiamo. Se, questo non si può soffrire. No, 17 milioni. Rifiuto? Rifiuto. Andiamo all'Arsenal, vediamo se accetta Sì. l'Arsenal, che dovrebbe avere qualche milioncino in più. Non so perché non me la fa fare quella con l'Arsenal, ragazzi. Non me la fa premere, mi fa premere. Ah, ecco. Ecco, perfetto. No, ho accettato. 17.100. Sì, ho sbagliato. 17 Vabbè, milioni e 100, va bene, dai. vabbè, l'ha mandato all'Arsenal. Poi Vabbè. vediamo come va. Avanziamo, ragazzi. Siamo nel mese di luglio. Il mercato ora si fa sentire. Allora, Vesino, Villarreal, Borussia Dortmund, João Mario. Lo vedi come arrivano? Allora, Vesino, noi abbiamo messo sul mercato 18 milioni e 100 per il Villarreal. Io direi che possiamo accettare, tanto può arrivare Accetto. fino a un massimo di 19 milioni, quindi accettiamo l'offerta del Villarreal. Poi João Mario, Borussia Dortmund, 24 milioni e 9. Avanziamo un po'? Possiamo dare? Subito? Subito. Ok, perfetto. Quindi Ma vogliamo accettiamo ballo anche tutti Ruben sinistra. Terzin, è un altro centrocampista ci vuole, perché poi se vendiamo Gagliardini, Vesino e João Mario, un altro centrocampista ci vuole. Quindi avanziamo, facciamo fare l'allenamento. Tra l'altro la Sampdoria ha acquistato Miguel, non so che cazzo sia, però avanziamo, vediamo come va. La squadra Inter ha presentato Messi. Bella, Ah, è mamma mia, spettacolare, benvenuto bellissimo. Messi. Ragazzi, siamo nel mese di agosto, Siamo nel mese di agosto, quindi vediamo subito come va a finire la cosa. Abbiamo venduto Vesino, è stata ritirata l'offerta per Bastoni, va bene, è stato venduto João Mario ed è stato venduto Gagliardini. Quindi abbiamo venduto tre giocatori, molto molto bene, tre centrocampisti, e ora Il budget di quant'è? abbiamo un budget di, possiamo ecco, fare così. Abbiamo un budget di 91 milioni di euro. Allora, andiamo a vedere un attimo la rosa. Un terzino sinistro ci Allora, vuole. mo' dico subito che ci piglia. Luzzino Real Madrid, Marcelo. Marcelo? Vai, tenta, che è forte. Sentiamo Sì. Marcelo? Andiamo con Marcelo. Eccolo qui, papà. Marcelo, che già abbiamo nei preferiti. Io ti vorrei aggiungere un altro giocatore. Giovanissimo, fortissimo, però è tanta roba. 19 anni, Alfonso Davies. Marcelo, faccio. Vuoi Marcelo? Solo Sono chi l'allenatore. lui. Sei tu l'allenatore. Piamo Marcelo e piamo Balu Ciano che ho visto. E serve pure una a sinistra, al posto di Perisic. Andiamo nel labbo mercato, quindi ci sarebbe pure Theo Hernandez. Allora, sul mercato Theo Hernandez vale 41 milioni. Potrebbe oscillare tra i 50 e i 70 milioni. No. Troppo. Troppo, troppo. Marcelo tra i 24 e i 33 milioni. Iniziamo la trattativa con il club, ragazzi, quindi vediamo un attimo se Marcelo, ecco, con Zinedine Zidane, offerta per il cartellino, quindi gli offriamo 22. 22 milioni di euro. Perfetto. Vediamo se può accettare. Che comunque il terzino è forte, però ha 32 anni. 22 milioni e 5. Vogliono il 5% del prezzo cartellino nel caso cediate Marcello. Giusto. Accettiamo l'offerta. Casomai il 5%, tanto non 22 ce lo milioni, vendiamo. ci Ci stanno due sta. anni. Trattiamo. Vediamo un attimo se Marcello con il contratto vuole passare all'Inter. È a un passo, ragazzi. È a un passo. Eccolo qui. Guarda che testa che Bello, c'ha. bello, Bellissimo. Allora, accettiamo il contratto per il ruolo importante, tanto giocherai titolare, Marcello. Due anni, due anni, due sì. anni di contratto. Vediamo se accetta. Ok, perfetto, hanno accettato l'offerta. Nessuna clausola rescissoria, quindi accettiamo nessuna clausola rescissoria nel contratto di Marcello.
Vorremmo lo stipendio di 100.000 euro a settimana e un bonus ingaggio di 650.000 euro, 1 milione dopo 10 presenze. Allora, controfferta. Offi 120. Rimuovi il bonus, modifica stipendio e gli offriamo 120.000 euro. 125. A settimana. A settimana. Vediamo se è così. No, ho levato il bonus. Ok, hanno accettato, perfetto. Quindi Marcelo, ragazzi, è un nuovo giocatore dell'Inter. Tanta roba, quanto abbiamo speso? 22 milioni di euro. Quindi ce ne rimangono anche un bel po' e possiamo avanzare per procedere con qualche altro giocatore. Quindi al posto di Kolarov mettiamo Marcelo. La squadra sta prendendo forma, ci vorrebbe uno al posto di Perisic, perché a centrocampo comunque abbiamo Vidal, abbiamo Eriksen, abbiamo Nainggolan, abbiamo Sensi. Quindi centrocampisti ce l'abbiamo. Ma Nainggolan ce lo vogliamo vendere. Ce lo possiamo vendere. Sì. Però ancora ci arriva un'offerta. Vediamo se ci arriva qualche offerta per qualche altro giocatore, per Nainggolan. Vediamo, avanziamo. Vediamo se ci arriva qualche altra offerta, altrimenti inizia a pensare già a un esterno sinistro che può fare al caso nostro. Vediamo un po' chi possiamo mettere al posto di Perisic come ultimo acquisto, come penultimo. Darsi pure che ci compriamo. Basta un sacco. Qua. Mi dica. Non c'è mai capito. Insigne. Cioè, secondo me in terza squadra Insigne spaccasse. Lorenzo? Dai, tentiamo, dai. Possiamo tentare. Aggiunto Lorenzo Insigne nella nostra lista preferita. Sui 50 milioni ci sarebbe Rashford, 104 milioni di euro. Lo metti alla lista tua preferita, però è troppo. San Massimino pure bel giocatore anche lui. Mi piace San Massimino. È velocissimo. Andiamo a vedere anche in Serie A, Mister Franco. Allora c'è Jeremy Boga, che pure sarebbe buono, però è c'ha poco di Gosens. Tanta roba anche Gosens. Lo aggiungiamo in lista preferiti. Eccolo qui, papà, 29 anni, 85, un valore di 50 milioni di euro. Non si priveranno di questo giocatore, è troppo importante per il club. Vediamo. Infatti non è in vendita. Non è in vendita Lorenzo Insigne. Attenzione, non è in vendita. Vogliamo vedere Gosens? Sì. Vogliamo vedere Gosens? 40-50 milioni di euro. Allora, valore gli offriamo 40? 42. 42 milioni di euro per Gosens, Robin Gosens. Vediamo se accetta l'Atalanta. Analizziamo le altre opzioni per lasciare Gosens. Vogliamo 18 milioni e 4 e inserire nell'accordo il cartellino di Politano. Però 18 milioni su troppo. Sì. Che Politano vale 30. Fa 15 milioni. Quindi no, secondo me 15? Sì. Diciamo 15 più Politano. Accetto. Vediamo se accettano. 15 milioni più Politano per Gosens. No, 18 milioni e 4. A me piace questa offerta. Accettiamo, dai. Dobbiamo dare Politano. Tanto era in vendita, ragazzi. Quindi andiamo a fare subito il contratto per Robin Gosens. Vediamo se dall'Atalanta passa all'Inter anche lui ad un passo. Vediamo un po'. Allora, ruolo cruciale perché giocherà a titolare Gosens al posto di Perisic. Perfetto, parco il giusto microfono però. Durata di contratto 4 anni, ci sta perché c'ha 26 anni, quindi ci sta. Ignoriamo la clausola rescissoria, penso che anche lui non è interessato. Lo stipendio attuale prende 77.000 euro, quando gli offriamo? 80. 80? Andiamo per gli 80.000 euro, 85? 80. 80. 80 milioni di euro di stipendio, vediamo se accetta. Mi sembra una buona offerta, accettiamo lo stipendio, vogliamo che venga inserito un bonus di ingaggio di 770.000 euro, 1 milione e 2 dopo 10 presenze. Allora. Controfferta, rimuovi bonus, modifica stipendio, gli offriamo 85. Ok, vediamo un attimo se accetta. No, perché 1 milione e 2 dopo di... No. Però hanno accettato, quindi benvenuto anche Robin Gosens nell'Inter, ragazzi. Ma che squadra stiamo facendo? Attimo, avanziamo, vediamo se ci arriva qualche altra offerta. E infatti, Raja Nainggolan, Liverpool. Dagliela. Mamma mia. Però 25 milioni di euro ci hanno offerto. Buono. Accettiamo? Oh, cazzo. Accettiamo l'offerta. Ci sta, dai. Ci sta. Però se avanziamo magari e lo vendiamo possiamo fare qualcosa in più. Perché comunque abbiamo sui 75 milioni ancora. E ci vediamo che sta facendo una vista. E qualità. Penso che l'abbiamo venduto, Franco? Mister Franco. Penso che l'abbiamo venduto. Andiamo a vedere. Nainggolan venduto. Io centrocampista e qualità o Kattas. Ti dico proprio la verità. Centrocampista di qualità lo comprerei. Andiamo a vedere. Andiamo a Real Madrid. Cross. Tony? La faccio tu. È uno spettacolo, voglio. Ma secondo me ci può prima pigliare, Dici tu? Eh sì. Valore 87 milioni di Quando euro. Quando te rimane, Lucio?
Ne abbiamo 75 più o meno. Offre 75. Vediamo. Papà, i tifosi interisti hanno sognato anche questo, eh. Chi è? Luka Modric. Sì. Ma 34 anni. Però. 34 anni però. 36 milioni. Tendiamo a uno di tutti e due. A me piace più... Vabbè, più cross che sì. C'ha 30 infatti, anni. Hai visto che lancio stava facendo questo. Spettacolare. Quindi ci avessimo fatto... ma tra i 110 e 156 milioni di 75, euro. Vedi cosa dicono. Vediamo, vediamo. Offriamo tutto quello che abbiamo e vediamo cosa dice Zinedine Zidane. Offerta per il cartellino. 75... No, 90 ce ne abbiamo. Cazzo, 90 milioni. Offri tutto il 90. Offriamo tutto il 90 milioni. Questo non ce l'ho accetto. Pazienza. 132 milioni. Ci sembra comunque c'è quello lancia. Fagli 80 più. 80 più Ericsson. Ericsson, bravo. 80 milioni di euro più Ericsson. Più il cartellino. Accettiamo. Hanno accettato. Maro. Papà, andiamo a trattare per il contratto di Toni Kroos. Vediamo se riusciamo a portarlo all'Inter. Mamma mia, prende il stipendio attuale 310.000 euro. Vabbè, posso titolare, questo è poco ma sicuro. 3 anni di contratto. Secondo me 3 anni ci possono stare. E ci sta. Ok, i termini delle offerte ci soddisfano. Ignoriamo clausola recessoria, perfetto. Bonus di stipendio, quando gli mettiamo? Quando prende? Prende 310.000 euro. Diciamo 320. Sicuramente ci mette qualche applauso, qualcosa. Ragazzi, Toni Kroos è un nuovo giocatore dell'Inter. Spettacolare, ragazzi. Sto facendo che squadretta. Uno che squadrone. Squadretta. Beh, leviamo Brozovic o Barella. Brozovic. Leviamo Brozovic e metti Kroos. Ho partita, prima fa. Mamma mia, spettacolo. Avanziamo, papà. Poi magari nella prossima partita ci facciamo qualche partita, vediamo di acquistare anche un secondo portiere, perché tu hai un secondo portiere. Quindi abbiamo acquistato Messi, Toni Kroos, Van Bissaka, Gosens. Abbiamo fatto un mercato veramente, veramente pazzesco. Veramente, veramente un mercato pazzesco. Infatti abbiamo la prima col Torino, che giocheremo la prossima volta. Ma non ha mai giocato, perché io giocherei come gioco. Giocare, per forza, vada qua. Toni Kroos, Gosens, Marcelo, Messi, Van Bissaka. Se voi tifosi interisti siete felici, ho mi raccomando. Ho visto qualche commento che Lukaku. Però abbiamo portato Messi. Voglio a Messi. Poi abbiamo portato Marcelo, Gosens, Kroos. Ho fatto un mercato troppo. No, Marcelo ho visto perché ho letto i commenti. Zio Franco, portaci Marcelo. Per noi ve l'abbiamo portato. Quindi, raga, questo video finisce qui. Ringraziamo gli amici di Star Casino Sport per questa carriera allenatore. Il secondo episodio. Vi aspettiamo per la terza parte, quindi per il terzo episodio, quindi lasciate tanti mi piace, tanti commenti. Da Shalom Zai è tutto, da Mr. Frank è tutto, bacio, da questa carriera è tutto. La prossima volta magari proveremo la squadra contro bacio. Il Torino prima di campionato. Un buon portiere, secondo portiere. Un secondo portiere, vediamo se riusciamo ad acquistare Meret. Detto questo, you, forza Napoli. Però no, mamma dice forza Inter. Sono con Mister. Ciao, you.